Sinceramente, l'efficacia dell'applicazione non so se possa essere molto efficace oppure no. Secondo me rimane sempre più efficace comunque il metodo di rimanere a distanza. La mascherina è Essere fondamentale. responsabili, di non dare per scontato il fatto che essendoci un'app puoi vivere più tranquillamente, nel senso rimanere comunque sempre rispettosi delle regole. Non è certo che magari quello che abbiamo di fronte in quel momento è negativo, in realtà potrebbe essere invece positivo. Quindi può essere favorevole per qualcosa, può essere sfavorevole per altri aspetti. Si chiama Immuni ed è l'applicazione sviluppata per i dispositivi Apple e Android, scelta dal governo per il controllo degli spostamenti dei soggetti risultati positivi al virus, prevista nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. L'applicazione è gratuita e su base volontaria scaricabile sul proprio smartphone. Permette alle autorità sanitarie di monitorare possibili contagi se un individuo è stato a contatto con soggetto risultato successivamente positivo al coronavirus. L'app da oggi è scaricabile sugli store, mentre l'avvio del test vero e proprio partirà dal 5 giugno prossimo in 4 regioni: Marche, Liguria, Abruzzo e Puglia. A quanto si apprende da fonti del Ministero dell'Innovazione, l'app sarebbe pronta per essere usata, ma mancherebbe ancora l'ultimo via libera da parte di Apple e Google. Il sistema telematico invierà un SMS di allerta nel caso in cui ci si avvicina a una persona che abbia contratto il Covid. Per funzionare è necessario che sia l'utente, che le persone circostanti abbiano attivato sul proprio telefonino l'app e Bluetooth. Inoltre, chi sa di essere positivo deve averlo dichiarato, inserendo l'informazione tra quelle presenti sulla propria applicazione. In questo modo Immuni conserva sul dispositivo di ciascun cittadino una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino entro un certo periodo. Il sistema genererà una lista degli utenti più a rischio ai quali è possibile inviare una notifica sul proprio telefono, tutelando sempre i diritti sulla privacy e degli incontri intercorsi tra persone. La confusione che c'è intorno a sta cosa non invita. Non mi sono documentata bene perché ancora comunque è tutto in fieri, ma siccome tutte queste cose in fieri rimangono poi in fieri e non spiegate, anche io ho delle perplessità, effettivamente. Scaricherete l'app Immuni per il distanziamento sociale? Non ne siamo a conoscenza, però. Sì, l'ho sentita, ma non sono sicuro di. Cioè, penso di sì. Dipende quanto. La tutela alla privacy, ecco. Per l'utilità sì, sicuramente. Probabilmente, se è una cosa utile per contenere questo virus, forse sì, ma quando mi spiegheranno bene come funziona, vedremo, perché fino adesso ancora non è che è molto chiaro come funziona. Assolutamente no. Non ha nessun senso perché poi comunque se dietro non c'è un tampone o un sierologico o comunque qualcosa che attesti, come fai a saperlo? Cioè, lo faccio sapere, lo faccio fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi, che senso ha? Ha senso se tutti facciamo il tampone, se tutti facciamo il sierologico, allora viene fuori, se io sono positiva, allora con chi sono stata vicino, ma questa app non ha, secondo me non ha nessun senso. Personalmente non la tirerò giù, non la scaricherò, dopo ognuno farà. Neanche, sì, secondo me neanche, è uguale, non ha senso. E dopo è uno spreco anche di soldi, no? Usiamo questi soldi per altre cose.